poter andare a sciare, andare chissà dove, invece ho deciso di venire qua. Questo fa parte del primo di una serie di incontri che faremo a livello di Lega, e come abbiamo già più o meno detto nei direttivi provinciali, faremo una serie di incontri a partire sui vari temi che sono temi di battaglia della Lega, su quali non abbiamo, che non abbiamo rinnegato, quindi quelli storici sulla migrazione clandestina, sull'economia, sulla moneta, sulla difesa delle tradizioni, della cultura locale, su tutte battaglie che vanno avanti, dette, come avete visto sicuramente negli ultimi tempi, dette in un'altra maniera del Matteo Salvini. Semplicemente si trattava di aggiornare il linguaggio, evidentemente queste cose qua, oltre alla presenza costante in TV, fanno consenso, fanno peso sulla gente, ma le battaglie, ripetiamo, sono sempre le stesse, si tratta solo di dirle in un'altra maniera. Stamattina eravamo fra il gazebo con la sezione di Centallo, proprio qua a Botignasco, abbiamo fatto un tour de force qua a Botignasco, così abbiamo fatto diventare Botignasco, oltre anche al paese di Premio, ma poi venico del paese della Lega, copre anche. Abbiamo fatto, è passato un bel po' di gente, tutti chiedevano a Salvini, e allora andate bene con Salvini, con 5 uomini, non mai, i soliti discorsi. Però quando entravi un po' più nello specifico, vedevi che si latitava un po'. Allora, anche una cosa che è uscita anche nel direttivo provinciale, una cosa uscita anche nel nostro direttore che abbiamo fatto come MGP, serviva, come si faceva ai tempi e come confermavano i tanti potenziali, serviva una scuola politica per noi militanti, per quelli che vanno sotto i gazebi e quelli che vanno che vanno a parlare con la gente. Perché in punto lei dice se è battuto in mano, Renzi sì, Renzi no, però quando magari diamo anche due dati, studiamo qualcosa e apprendiamo qualcosa in più, e così almeno sappiamo dire, oltre alle sue cose di circostanza, sappiamo che dare dei dati, dei numeri su cui la gente poi dopo può riflettere e può andare a integrare su quello che sentirà leggere sui giornali, in televisione o in radio. Partiamo con una serie, come dicevo, di vari incontri. Il primo è stato affidato all'organizzazione del Movimento Giovani Padani. Abbiamo fatto una scelta di tenere il più possibile circoscritto i giovani, poi fa ben piacere che ci siano anche altri militanti che sono interessati sicuramente a questo aspetto, che andiamo a trattare oggi. Andremo a trattare, dicevo, altri temi poi più in là, che saranno, si parlava della crisi economica sulle esportazioni ortofrutticole e altre cose, poi si andranno a parlare sulla moneta, poi faremo anche un incontro sull'immigrazione clandestina. Da oggi però partiamo, che è una battaglia storica della Lega che ovviamente non abbiamo mai dimenticato, soprattutto è stata anche affidata dal segretario Maroni ed è continuata con Salvini, la difesa della cultura e delle tradizioni locali sono state affidate in particolar modo ai giovani padani. E noi nell'ultimo direttorio abbiamo un po' avuto questa necessità di fare questo incontro qua. Ringrazio la famiglia Topino innanzitutto per averci messo in contatto con il professore da Milano. Ringrazio anche il professore di Milano per la presenza qua oggi. La platea non è estesa, però abbiamo voluto fare questa cosa qui non per grandi platee, ma proprio per tipo scuola politica, quindi per formazione personale, per poi andare a divulgarla nelle piazze e sotto i gazebi. Quindi a questo punto lascio la parola a lei e buon, finisce qua. Thank you.
importanti, anche se vedi che vedi tendendo a grande platea, quello fa parte di insomma già tanti parali, già da quando che si è più sicuramente, perché va detto già che un po' renta subito che parto come dire una cosa che forse non fa un po' male, non ha detto così se le cose che fa male, per cui dai, e di te che per cui dai, da che diria una camminata tutti insieme, non da calzato, la calzata sapete che cos'è, i giovani non possono saperlo, magari qualcuno, la calzata è il segno lasciato dalle ruote del carro, una volta che era il carro, passavo la calzata, oggi potremmo dirla quasi la carreggiata, la calzata. Userò magari dei termini che voi non avete mai sentito, fermatemi e ciabete, perché detta così di sussurri che la nostra lingua che montaise anche è tutta intemnata dall'italiano. Intemnata sarebbe contaminata. Oggi noi diciamo contaminata in piemontese, ma quella non è una parola piemontese, quella è una parola italiana piemontesizzata, è la parola vera piemontese è intemnata. E vedremo che è una patella mesa, le parole ormai italiane che troviamo a ficcaia intermesa. Perché niente si dà così neanche mentre che parlo a piemontese, che troviamo una patella parole italiane. È un po' come quando l'italiano ci sente un po', abbiamo una patella di inglesismo, di parole inglese, ma quando che fa niente manca. Perché se mi sono in Italia, non dovrei le parole italiane, io la lingua italiana, se sono in più, meglio ancora parlare piemontese. Ma perché devo buttare tutto questo inglese nel mese? Se devo parlare con un straniero, certo che devo usare bene l'inglese, ma sicuro, e ne manco l'inglese. Ma allora se, ma perché devo renderlo? E più ora senti che i nostri politici, a parte, già da prima la Roma, hanno sempre queste parole con bocca, e ma fino a che punto però non conosco il significato? Perché del volte sentiamo quel cavallo, pianto una parola di tedesca, non ha più senso in quel momento, e più ora la dico, perché fa fine. Ah, pure un po' di inglese fa fine. Ma certo, tu non ripeti che l'inglese è fondamentale. Ma dentro l'Italia parla entra niente, serve a niente, perché non va l'italiano e non va piemontese. Ecco, insisto sul piemontese, qualcuno dirà che stia in balino. No, mi dice non è che avete ma parla in piemontese, ma avete come parla in piemontese. Quando che a spur, avete lei aveva il tema. E allora, la prima cosa che domandati che che i buoni tenenti di montagna sono un po' ciulle di sua cultura. L'uomo a terra non parla di montagna. Perché ma se parlo di montagna, ma fa in fine, fa da barotta, allora va in vino, va in montagna. Sussia le grazie a una scuola che l'uomo ha vu per pizza in Italia, in Italia, e diria proprio in la scuola. Non parlate in piemontese perché poi non imparano più l'italiano. Questa all'estate la cavata più grossa dal punto di vista linguistica sia stata fatta nel confronto di Giuvinot, del Masnà. Su sì ormai tutti i linguisti sono d'accordo a Dio. Niente su qualcuno del piemontese, perché sono anche molti, ma potrei pensare a qualsiasi parlata mica regione d'Italia, no? Perché è provata dal punto di vista scientifico e linguistico che apprende la lingua madre, la lingua della famiglia, la lingua ancestrale, allora molto ben più perfetto e apprende le lingue straniere, perché impara da città fino alla tradizione simultanea e fa neanche confusione tra una parola, tra una lingua e l'altra. Il problema qual era una volta, negli anni 40, 50, 60, era così. E dicevo ai nostri miei, parli in italiano, perché poi parlo più nel bim, ma come facevi a parlare in italiano che non sapevi niente? E allora cosa facevo al mattino? Fai attenzione a non droccare, perché ti scortigli e tutti queste cavate, sì. Il bambino cosa fa? Ripete esattamente quello che sente. Andava a scuola, si diceva, sono droccato dalla bicicletta, mi sono scortiato e via fuori. E non è vero che era così. E il maestro tante volte pianto a un lato nelle classi si guardano, cosa dici? Ciule con le maestre perché di Saturn e Bon spieghi come ha scritto di toccare. Io quando vengo a scuola ancora per più che mi scrivo, sono andato con papà a portare la butana del piscinas, ma io salto così sulla cattedra, talmente che sono contento, perché leggermente poi più usare la butana del piscinas o del burri, non so come dite voi, burri, va bene. Mi ha detto guarda che in italiano sti snella, lo bitume tra virgolette,
che Zappica si dice in un'altra maniera in italiano, ma ti le dici una cosa sbagliata, le dico in un'altra lingua, in verità di te, mi tu non desi te, non è perché le dici nella puntata del piscinato, che ti ho un punto, perché tu sai in lingua, le ciule, le insegnate, ero pure lì, che cantavo una riga insieme, lo castigavo, senza dire però che magari sarebbe lui, stai dito in italiano, questo è stato un errore grave. Diciamo scusa perché strunto già metà mattina imparai, non è che si è stato squadrato a stare, non è fatto il pari vero, no? Ma il problema è che strunto già metà e allora lo manchi saluto sì, però hai pazienza. Ecco, per dirvi, e allora, prima cosa, che lo risumo ai giù, i nostri giù, che lo sento sì che ne porti tanti, pure a caparlo, che non interessa, avrai mai tempo di parlare che non interessa. E a vostre masnà future, che più sarei scusata, avrai mai tempo di parlare che non interessa. Perché poi avranno nessun problema a fare niente legge. Hai un vero studio attuale che stai presentando in passato da una grande professoressa statunitense, venuta all'Università di Roma, alla Sapienza, ha presentato tutto il suo lavoro dando studi in modo da dimostrare veramente che i CIT che imparano la lingua ancestrale sono molto più svizzo e più desviato che i CIT. Perché hanno due code linguistiche. Due codici linguistici. Purtroppo però sappiate che sappi che questa cosa sì è la cosa più male da far passare nella nostra testa. A sgiro le montagne, ma a volte sgira lei una mentalità e va di secoli per girare una mentalità. Perché vedi magari senti in cura e sono diventato una che lo dico specialmente in cui l'età mia, non proprio gli anziani, ma con l'età mia, oh no, per carità, non bisogna. Poi ti senti magari proprio quella lì che ti trovi in una cosa a San Piazza Racunese, al mercato, alla Catalina Rapa 2 Valcit, la nonna si 50 anni, e poi alla sentata la puntata e dice mi raccomando, mangia tutti gli asinelli, mangia tutti gli asinelli. Mi dice ma nonna, ma gli altri per circa sì, ma mangia 40-50 altro, mi dice ma che fa mangiare, sapore, ma no. Il problema è che chi sì, sarà andato a scuola, tu andato da casa. Donna, ho comprato un grappolo d'uovo e ho mangiato tutti gli asinelli. Se trovi una maestra più urbana che andava a venire in casa, se trovi la ciura e ti do ogni sorta, ho fatto le loro. Questo, scusate, io non ce l'ho con gli insegnanti, io sono un insegnante, però bisogna anche essere un po' lungimiranti in certe cose. E allora nonna la vista di mangia tutti gli asinelli, hai mostrato la parola giusta, ma gli acini sono gli asinelli, perché asinelli no, perché non ti è come si dice. Lo sapete, se un po' cena, a dis asnot, ma si snega asinel, perché l'asinel è l'acido, in cinemontese, ed è lì il problema, eh? O asnat, anche asnat, diminutiva si chiama la barretta d'accordo, ma lì la barretta alle la pioia del turno, alle lenze, l'asinel, quindi vedete, certe volte sarebbe bene che dici una parola più un te, e poi la asnat ci avverrà, spiega si uno. E stetta qui che farà nessuna difficoltà. E giusta questa insegnante la dizia che a lei naturale, che in circa magari parla le due lingue, quando si è una parola in una lingua, a parla in italiano, alla dice in piemontese, ma dice che è la giusta. E al contrario, a parla in piemontese, a sanenda lei, a dice che è in italiano, ma che è la giusta. Quindi vuol dire che non è sbaglio, è perché la sanenda. Magari si 14 o 15 anni le due lingue si separano naturalmente e poi lì farà mai più di una confusione. E la mia esempio del caro Mies, che purtroppo, o meglio, come materia piemontese, Belavance, perché purtroppo è come una parola italiana, Belavance è mancata già 5-6 anni, ma 65 anni, alla Mustà 30 anni filologia romanza all'Università di Montreal, in Canada. Filologia romanza era che studia le lingue neolatine, quelle che derivano dal latino, come sono formate, magari qualcuno che si chiama fai la facoltà, sicuramente. Ora, guarda di chi si era tre masnà, alla sempre chiamare Niclinot, Medeot e Catlinin, quelle che ha suonato in Canada, sono mai venute in Piemonte, sono mai due volte qui adesso, ultimamente. Ma loro, Medeot, andisia, quando non mi ricordava suo padre all'Università di Turin, mi pare come alla ma sempre parlava in piemontese, da qualche suona, come mia madre parlava ma in italiano,
3 anni sono andata all'asilo e si vede che il Canada ha le bilingue, quindi apprendo francese e inglese, non apprendo francese e inglese. Dall'età 5 anni mi pare che la mia famiglia quasi tutti i giorni sono di latino. Mi sono andata a scuola, conoscia 5 lingue senza mai dormire in lingua, senza lingua. Però commentavo le partite di calcio, tutto, con papà, ma che più contesto, non che la rispondia neanche. E con mamma, ma che in italiano. Ecco, per dirvi che chi sia le mie figlie, giusto un disdia, dopo non mi ha fatto tutti gli interventi, io parlavo con italiano, abbiamo un detto, gli insieme che parlano in italiano, non ci siamo neanche più sinceri, e non sarà mica capito. Allora, non ti ha parlato in italiano, ma chiaro invece la parla 45 minuti, tutto abbiamo inteso. E tutto avrà, sai, prendendo le parole. Quindi, allora, di che chiaro, adesso sarà 28 anni, signor sì, alle molto ben padrone costerebbe, ma la mamma comprendeva da suo padre, è un cane. Invece niente, non ha tanta gente che ormai non ha 2 generazioni che a San Pinera parlano di montaggio. Allora capisco ancora, ma lo parlo di me. Ma serve perché? E si nauta, nauta, diria, di richinata, è Marminella che lo ha fatto. Perché la colpa è di Padre Mare, alle niente il massimo. Perché il Padre Mare ha parlato tra loro in italiano, che è un test, può anche si rivolgeva alle massime, ha si rivolgeva in italiano. Questa era la mia. E allora per domandare a se Masnà, come tante volte sento lì, a parla mi antaro. Ma certo, ma la colpa è tua, perché lei mai parlai in piemontese, come fa a parlare se la mai sentito. Ma sempre sentito, ma se mai è uscito a te, sentito da sfrosa, perché magari fumna o mi fumna, parlavo di piemontese, e poi tra, con chiaro in italiano. Allora, veramente a parte mia colpa, perché se no, abbastanza mira tarum, poverino, ma io tarum, con quel termine buono di questa parola, capano più bene piemontese che tanti piemontesi, ma perché la luce del sciolè, quando in principio sono venuti in sa, alla luce dei travaglieri, come quando andassi in Germania, chi è che sapeva parlare tedesco? Eppure sono venuti a parlare tedesco, magari ne proprio perfettamente, ma lo parlavo. E allora, alle nove, l'identità di un popolo a par proprio della sua cultura, e la cultura si esprime attraverso la lingua. Se niente perduma la lingua, stai tranquillo che non ha mai avuto l'identità, mai. Perché comunque dare una parola a se stessa tutta la maniera in cui il mondo, che è completamente differente, dita in un'altra lingua. Neanche dal punto di vista del Zoom, per dire, no, ma proprio nunca vuol dire. Pensate un po' voi, tra voi, fatelo voi, la parola vergnato in piemontese, in italiano. Non abbiate timore, ragazzi, ma sì, con ciacciare, a scuola lo faccio tutto il dire, ti dico, con ciacciare, come sempre. Voi, quando parlate in piemontese, sapete molto bene, o anche due ore, questa parola lì, cosa vuol dire, e che nuanza vuol dire, che sfumatura. Se voi fate la traduzione in italiano, se ne viene una fera. Perché la lingua chiunque ne avrà vinto 30 traduzioni, a seconda del momento. Perché può essere positiva, ma può essere più negativa. Se sei proprio imbarniato, non chiunque sta scusando qualcosa, allora è negativa. Ma se una lingua mica fa qualcosa di mal fatto, guarda che chi è imbarniato, e la fa, vuol dire che continua finché ce la fa, in quel caso lì è positiva, non è più negativa. Ecco, come direste? Sarei curioso per sentire almeno una traduzione. Com'è? È stupido. Si avvicina, no? Si avvicina, sì. No, è lento, Ma è ancora lento, perché è stupido, è così stupido di piemontare, è padola. La famiglia del Muraggiù. Com'è? La famiglia del Muraggiù, buonaccione. Vergnac? Va bene, può andare bene. Come dice proprio, era un senso positivo a seconda del momento di una natura. Però guardate un po' quante sfumature diverse. Io dirò sfumature, qui le dovrò la parola nuance, perché in piemontese sono le nuance. Qui ti diremo che stia a contenere tante zebale, in cui sono dentro più delle parole. Problema è che queste parole noi ti diciamo a Pinente a 100 anni, quindi neanche più i nostri grandi, i nostri nonni San Pinente, altre parole. Perché con la famosa Unità d'Italia, metti da boom e ciule come suma sempre, scusate se lo dico, questo lo dico, ma meno male che siete voi che siete un po' ruspanti, accettate subito, rapido italiano, via subito il Piemonte.
dai. Bravo. Un altro giorno d'Italia. Italia, obbligato e obbligato, ora parlo, ora ti sono parlo con italiano, mi sento poco, però quindi almeno la vedo duro, certamente, ma guardate che il piemontese aveva il matto a colpa di piemontese, perché se il piemontese fosse un puntasse con anche le rivaglie e l'immigrazione dal sud Italia, sì, il piemontese parla piemontese, ora avevo prendo il piemontese e finire tu, invece niente no, ma tu parli in italiano, tornando te a disagio. Lì all'estate sbagliato e io infatti tante volte dico mi ammiro al meridione d'Italia da dal punto di vista linguistico perché la mia lingua è terme e continuo ancora adesso a me è arrivato loro poi a lontanare sicuramente ma andrà tanto più in peso il piemontese andrà ancora 40-50 anni però con la speranza senti ovviamente che allora tu mi accusentai perché non parli ancora ma tu non è obbligato perché se finisci parlando la lingua è bella la scuola è andata a leggere ma da lui alla casa di Piemontese lui è l'insegnante al Veneto ma io ero stupito che niente facevo questa linguaggio, questa guerra insomma parlai proprio dai 30 scuole per parlare Piemontese perché lui dice ma niente è naturale che parlo al Veneto fino al secondo o terzo ma tu te l'hai insegnante né niente povero bestiere che tu mandi scuole per poter fare ora la mamma tocca la sua te e ancora adesso che la regione Piemonte la carazzana del tutto la legge che la cavalla del tutto pare che una donna più in te tu mandai più di sto design io mi avevo in principio il primo anno del 2000 le fasse una prova con 40 classi 40 in tutto il Piemonte io ero già arrivato a 90 ma ultimamente, in 2-3 anni fa, ero a quasi 500 scuole complete che facevo la legge piemontese a scuola. Io sono una pinella, perché si vede che andava la legge in Piemonte. Perché? Perché quando eravamo su riformare la legge del 93, all'anno su e tutte, giustamente, lingua piemontese, quando che arriva a Roma, trava l'ancrasala perché? Perché le ministerie nella 482. La 482 è la legge che riconosce le lingue minoritarie nella famosa legge che l'Europa l'aveva fatta e che ogni ente non ha recepito. Ma chissà come mai non ha recepito malamente, ma sono in politica devo stabilire se è una lingua o se è un dialetto o se è una lingua. Ma mia che sia più compito di linguista. E allora se io alle piemontese, non parlo di piemontese perché sono a Piemonte, ma parlo mica della regione d'Italia, che sia bianco, rosso, verde o blu, dovrei avere un po' più coscienza della tua cultura e della tua lingua e quindi difenda chi ha la difendita delle lingue, questo bisogna dire. E nella 482 non c'è e quindi niente, per non mai di lingua piemontese. E con loro, dopo il travaglio di questo design, hanno detto tanto. Allora il fatto, quando che niente faccio un'ora della smaga alle scuole, tutte le smaghe della cultura e lingua piemontese. E ci hanno fine prima a scrivere un piemontese come scrivere un italiano, senza nessun termine, senza nessun problema. Qual era la situazione attuale? E allora vieni bene una cosa come la vostra che assembra già un per loro, perché però l'unica cosa che ci avveria è un gagere per la lingua piemontese, ma un gagere per mica lingua regionale d'Italia, perché sennò sarebbe ingiusto. Niente tu ma difendi la regionalità. E allora la regione è tutta il Piemonte, che il Piemontese, ma non è anche il Piemontese, perché si vede che ci sono quattro lingue ufficiali in Piemonte. Il Piemontese, che sono la più grossa, tutta la piana, un po' la collina, poi tra le nostre montagne sì del sud del Piemonte, fino a Turchia Branca, Pinerolo, Campo Capite, c'è il Provenzale Alpin, cosiddetto occitano, ma dal punto di vista linguistico è più giusto il Provenzale Alpino. Poi da lì in su fino al Canarese, che era su fino alla Comba d'Osta, alla Valle d'Aosta, ahi il Franco Provenzale, che ritorna in alta lingua. E poi ahi l'isola linguistica, la zona tra il Lago Arbano e la Comba d'Osta. Il Lago Arbano sarebbe il Lago Maggiore e la Valle d'Aosta, che è l'isola linguistica, che è il Valser, la lingua Valser. Gli altri tre sono di origine neolatina, vengono tutti diretti dal latino.
mentre il Walzer ha una lingua di origine germanica. Quando diciamo germanica vuol dire di tedesca, perché il germanico la dai origine per tutte quelle germanico, eccetera, eccetera, tedesca, austriaca, eccetera. Addirittura nel studio fatto dal professor Girardin, che magari poi più ovviamente conosce, quando ha fatto il dizionario, ha potuto stabilire con certezza che il 30% delle parole di Morada Ivari, se la somma qui, più che branca 1000 persone che parlano tutte, assumono per il 30% gli stessi nella pronuncia e nel significato alla lingua finlandese. Quindi vuol dire che queste popolazioni sono calate giù attraverso l'Europa, altri secoli che fa un del Dudes, fino al Terdes, e sono calate giù per una volta a sapere il pasture, dei pascoli, e poi all'antra usare altri, sono stanziati bene lì, e ancora che io parlo con l'antica lingua che hanno portato in quei secoli lì. Quindi pensate un po'. E allora arriviamo al piemontese in particolare, quindi sì, questo libro che qualcuno magari qualcuno l'ha visto, fu la famosa indagine che lì resta la mia fare l'Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte con l'Università, la Regione e l'Università, insieme al piemontese e ai tre lingue del Piemonte. Ovviamente il piemontese è quella che ha interessato più che tutti perché è quella più grossa, ma non è per importanza, perché anche se più siamo a più due capaci, la stessa importanza che hanno per milioni di persone, allora potuto constatare che due milioni di piemontese parlano ancora il piemontese nelle sue varianti, perché poi parliamo anche il suo, e 1.200.000 hanno capito mappi. Quindi vuol dire che più di 3 milioni di persone sono ancora abbastanza fratte nel piemontese. Il problema è questo, che gli enti però diciamo alla gente, come diceva prima Chiara, lui ha detto un'altra cosa che si spreme nella lingua, ma gli enti pensi che sia importante sapere la lingua piemontese, ma sono sicuro, allora se ingaggiuma, per un mese fai una cosa, e lì allora battaglia ti mani Max se sei insieme, se sei unito, perché Marco armiamoci e partite, è una parte bella, infatti è lì il problema. E allora mentre proprio che non sentisco come due armati, un vero che andasse dal cuore, non in posizione, è non che mi hanno fatto male, ma che sento che, mentre vedete, poi do via, tutti in una pipa come per io che non dai. No, invece mentre è sempre. E le proprie da ambienti giù, che devi vedere la testimonianza, che parla piemontese, a fare un barotto, a fare un cittadino di serie B, a fare gente che parla un'altra lingua, che ha anche un'altra identità, che non intende che tu maestri chissà fuori dal mondo, no, parlo una nostra lingua, poi parlo con l'italiano, parlo una teso quindi lingue differenti, cosa c'entra? Alle sempre aggiunte che cosa? Mie scuole ti sono sempre ai CIP. Ma scusa, se ti parli italiano e va più che vieni, e parli piemontese, a voi non dici che parli una mesa lingua, ma ne parli due lingue rispetto a quel che parla ma con italiano. Ma io non dico quel che parla siciliano, a quel che parla il calabrese. Quindi non lì ha mal per tutti, alle lingue di diminuzione, alle lingue di questa qui, ma mentre mi piace una bionia, perché se niente di suo manente ha finché con la testa la guerra. Hanno già proprio la partenza e allora fa proprio fisica si va giù che ha stumo da fe che spiego l'incumbenza e pur tenanza questa parte importante della tradizione piemontese che si esprime proprio attraverso la lingua. Ora mi faccio le domande che solitamente dire se per caso a un certo punto di Macastia non pianta una predica a quello mendine che ricordavo, sono ben in mente il coso. Per me è un fai la domanda, sì che la faccia c'entra con tutto, ma si può cercare, se non si può fare predico o lezioni, all'evento che parla, non te ne vai a tema a parlare, tema vuol dire timore. Voi mi dite puro paura. Po, perfetto. Ora, e vedete, ecco, chiaro, un ricco di su puro. Mi dite più o meno da dove siete, due senti? Tu sei da Tina, va tanto bene. Sentale. E dici? Po. Po. Qualcuno chi è che ti spuro? Io. È il mico di Supur, mi sono chiamato io, ma è che
Quando io dico paura, ma lì è più ricca, poi non capisco già di quello che fare. Di stasile è Trinità e di sacco diverso. Pau. No, come in genere. Cioè, sì. Sì. Però, in quel momento, che ha un legame a parlare in italiano, sì. Ed è parola che è qualcosa di parlare in italiano, perché c'è tanta gente di altri, a cerchietta noi, la cosa, qualche altra ragione, così. Certo. C'è tanta alla bella mira e lì giunghi una cosa però è l'importante che la una lega più lunga che capisco tutto ma le sbaglio le stelle per la lega più lunga via cancellato tutto che era differente e sì per me un 100 anni non mi ha mai parlato di un 30 ma certo sicuramente però con l'uomo per dire che se mi do un'idea là e sono capace in inglese da capire più un 30 sono obbligato a parlare in inglese o in italiano. Però poi dopo che mi sono tornato a mia casa, è lì che non mi ha sbagliato. Però per non mi tiene più contento che poi vado là, vado a parlare parai, vado a parlare parai. Né vuole però parlare con te. L'errore è stato lì. Che mia figlia, stessa. Che
mi hanno accaduto a scuola. Tu non ti cambi, metti un pastura come noi, un premio tra queste cose, metti a scuola, tutte queste cose. E dai, tacca prima. Meno male che la tua maestro piemontofono, quindi che parlava di te, chi è la di me, alla tacca piacere la scuola, perché Cristian parlava piemontese, la gustava tutta la grammatica della lingua italiana piemontese. Ma mi da dire, tacca capire. Allora, ne fai come l'altra che sempre in castigo, sempre bambino afasico, eccetera. Morale che il tuo bambino afasico, è poi laureato alla Bocconi in Milano con il Master in Dimut, è poi laureato al concorso internazionale di traduzione simultanea dall'inglese al francese, alle professioni professionali alla Harvard University, ha molta 30 letteratura comparata alla McGill University, Toronto, per dire, no, ecco, questo bambino afasico, perché facciola laggiù è la mia capalama che abbiamo in testa, è per rivelarsi per lei, e ancora oggi se vuoi conoscere Girardino è un mostro di sapienza, ecco, vedi? Quindi è lì il problema, ti trovi da un altro, sarà la trucchia anche, ti trovi gente come viene a fare, cosa fai? O torti o ti scontri, più di due, più di due. Tornando alla lingua piemontese, quando la potrà dire, ma che la lingua piemontese giusto, perché in una parte della piemontese, quasi tutti hanno fatto, se domanda sì. Ora, il piemontese non esiste, la lingua piemontese ne è una sola, e ha tutte le sue varianti locali, che sono i dialetti della lingua piemontese, non della lingua italiana, è della lingua piemontese. Perché con l'italiano ha la propria niente a che fare il piemontese. Già Dante, per divulgare eloquenza, quando io mi parlo di ricorda, manca la studiare, ha disia che il linguaggio parlato a nord di Lissandria, è un turpissimo melopium, cioè non capiva niente, era brutto, perché non capiva niente, è tutto l'incontrario. E meno male, perché dicendo quello ha sottolineato proprio che il piemontese era niente che fa con l'italiano e quindi doveva essere riconosciuto a Dante, neanche tanto lo denigro, perché chiaro aveva già capito 700 anni fa e invece ne sono tanti che non più capito come era detto. Ecco, allora vi faccio subito un esempio, se vedi ha sono variante fonetiche di suono, poi magari è un lessico differente, in un posto adora una parola, in un posto adora invece quella che è il sinonimo, ma sono sempre parole piemontesi. I suoni finali, le desinenze possono cambiare, una U che si trasforma in E, una Pau che diventa Pur, o Pou addirittura, no? Ecco. Ma vedi, provo qua una pagina da lesi, adesso 15 persone che vengono da adesso 15 regioni differenti d'Italia, in italiano mi dico, proviamo a sentire se è l'unica la legge la stessa loro, e neanche la legge la stessa maniera, neanche, perché tutti parlano un italiano regionale, esiste sulla carta l'italiano nazionale, ma nella fonetica della lingua esiste neanche. Perché niente sia al nord si sta a Roma le bucaie, perché Roma le bucaie più larghe, sono bucali. Al sud aggiungerà le consonante, e due che sono niente. Ma le volte non basta dire sabato sono andato, ma sabato, e poi le dice sabato, e poi la terza sera le dice sabato. E così. E allora cos'è capita a scuola la cosa crema? Che il città scrive sabato sono andato al mercato e l'altra che venda. Subito fuori a tutti gli aschi, a star con che sabato l'ha scritto con un B, due B e all'energia, ma siccome chi l'ha detto sabato a parlare in italiano, va benissimo imparare. Allora lì la cosa crema. Gente poco imparata. È proprio pochissimo imparata, ecco, questo che mi stupendo il volte. Le questo è grave, questo è gravissimo. Perché questi sì che dovevo mettere la lingua italiana, se a parlamento la gente ti scrivi sabato e a babino, ma non dire che questa è in italiano, a imparare proprio poco. Sapete che la domanda è un po' più politica. Cioè, però, dal nostro punto di vista, per costruire cose dal punto di vista poi politico. Siamo qua. Però,
di culto uno strano e pure stecca con tutte le scuole, perché mia elementare era una maestra di matematica, che se mi parlava in piemontese, questa sì, quindi un po' di bene, di nostra, ambientava, dice che anche a P, perché qui c'è la greco, si è da, la maestra italiana invece, che era busca, tanto più sbiccia, da sì che mi scrivesse che cosa piemontese di testi che fasia, perché da sì quel tocco di territorialità, ma certo che le parai, che cosa che ci distingue, ma sicuro. E il cavallo di cuto che mostro una scuola, qui è pochi buco. Sì. Però viene, mi pensa che siccome il piemontese, come dicevo che l'immagine di una maniera pensè, certo. Nel senso, niente sì, ma costruire una fortuna, ma sempre che c'è il magne e insomma tutti la natura economica del sistema Italia, il cosiddetto nord, quindi noi diciamo noi viaggiamo in Padania, però il Piemonte le parti di questo motore. San Piemontese rappresenta la laboriosità della nostra gente, le ne forse proprio una volontà specifica da parte di chi ha unito l'Italia, il potere centrale, di stringere in una maniera pensè, terrorizzasse tutti, no? Per lì, e quindi cancellare la nostra cultura, la nostra identità, cancellare non cale, le nostre reis. Tu hai colto proprio nel segno. Ma è la volontà politica se il piemontese non era conosciuto, perché alcuni sentono un popolo che ha parlato 3 milioni di persone che ha parlato una lingua molto ben precisa e ha una maniera di pensare molto ben precisa, e sei obbligato a conoscere un popolo differente, sei obbligato. E allora perché era tanta tema? Perché il motivo lì? Perché dopo questa indagine che hanno fatto la fede giusta ai russi, avete capito che non può dire i russi, no? No, forse no. I russi hanno fatto questa roba sì, pensando a piantare una massa di 20 minuti, ma non ha potuto ne fare meno perché su sì, era chi che sta sia col, e sia l'università che tutto, quindi è molto ben documentata, sia le cose. Il piemontese è risultato la seconda lingua minoritaria d'Europa dopo il catalano. E salve con gli altri. Certo, tempo sì. Prima del vero. Oh già, quindi pensate, ma è quello che allora lì avanti, l'altro che deve una mano, al mondo si fa maniera, per me più ne deve una mano, perché lì si è dire riconosci veramente. Bisognava essere solo realisti. Se, lasciamo la sua occupazione dal punto di vista politico. Se ti sei realista, alle parai. E non è che una vuole mente cose, alle parai. Che poi allora viene la buca dal punto di vista politico, meglio, ma un altro scuso. Alle parai. Cosa per dunque fare? Tieni con presente un'altra cosa, che niente non ancora nato Piemonte del mare. Perché vedi, sicuramente, ma prima l'estate in Argentina, l'estate in Sud America. Ma tutto il quale andare ai nostri là, e ne ancora tanti che parlano di montagne, eh? Quindi non vuol dire prima, facciare a quei nascere di mia forza, avrei ascoltato nel mio campo, non so per quante. E quindi alla mantenuta qualcuno che magari ti dice
voleva fare, rimane tutta canna di questa che non ho mai sentito una Piemonte. Fattore no. E che fa parlare italiana, e già che presso una parla in spagnolo perché mi è andata tutto. Però invece no, parlavo di montare, certo. E poi mi ha chiesto più tutto. Certo. E una cosa farai? Un tre quale, mi ricordo che venia a Bruxelles, e poi lui è a Bruxelles, sì. Ahí era, alle era mie, alla sua, alla Albina Lage, no? Il gemellaggio. Sì, per lì che la Albina la faceva a cavallo, per la macchina. Esatto. E sì, dica tu, la Massucci sarà stato il tempo qua, ha così fatto visitare la città di Saluce, no? Da Piper. Ma il problema era che la guida parlava in spagnolo. Lui l'italiano non capiva niente, ma andava già a me, mi sembra di andare a fare la guida piemontese, perché almeno era l'unica maniera che si parlava, ma la guida era piemontese, però parlava di piemontese. Io ora li sapevo, lì, dice, però... a Fermuccio sì, sapevo quello che c'è. Glielo dica. Certo, te lo tiepido, certo, qualcuno l'aveva sentito? Sì, no. Lo usate, no? Mi dice, no? Mi dice, tutti. Sempre sì, ma lei va un po' ceppa e è ancora meno di tiepida, è una sfumatura proprio. Quando è lei? Alle certe, certo. Vedete come è il termine, sono termini specifici, certo. Facendo la cosa, no? Aiutando tu cosa sei, ma lei da lei, certo, non la so capire. Ma certo, io mi danno però esiste questa parola, è un aggettivo. È vero anche che le lingue vive evolvono, quindi le parole cambiano, delose, ma che le lingue morte che stanno lì, è un giubile. Ma che brutta lingua. Ma quando mi sono detto la baita Sandere, tutte le parole che ho fatto lì, dal mio dovere, dal mio dottore, prima di qua. E la mia pubblicità è pure, è chiara, perché comunicavo con un spettore. Noi dobbiamo dire che, per dirvi, no, la lingua portoghese, lui ti serve che alla pia di seguì, come per tutte le lingue del mondo, quando casmurmo, cadremo da un sud, da un ceppo comune, che per noi è il latino, per noi è il latino, però all'anco di altre parole percentuali che derivano da altre lingue, poi noi derivano proprio dai sarasini, dai saraceni, no? Dai saraceni. Pensate un po' alla parola fardel, per esempio. Cosa è la farsa? Il fardel? Fardel è quando scusa. Ecco, oggi diremo così, giusto? Voi lo sapevate, fardel, che cosa vuol dire? Abbiamo anche in italiano fardello, fardello. Però lo usiamo sempre in senso un po' metaforico, ah, un bel fardello, cioè un bel sagrino, un bel badotti, no? Ma la farda era il carico del cammello, era la sesta attraverso il cammello. E poi aveva indicato poi col contenitore, il contenuto, che era il 30, lei manca il contenitore. E allora il figlio una volta si faceva il fardello per Mariese, per dire, corredo, mi era dire, ecco. Però deriva da lì. Pensate alla parola cusa, cusot, tutte parole che derivano dal saraceno. Pensate alla parola, ad esempio, taref. Qualcuno sa dirmi che cosa vuol dire taref? Bravo, certo. Io direi che oggi sono un po' taref, ma sono un po' picche. Taref vuol dire malaticcio. Reddi vuol dire, deriva dal latino rigidus, quando uno è tutto indolenzito, le right, mi direi io, è contento in quel caso lì. Però pensate che noi abbiamo in una variante di dialetti arabi, taharef, che vuol proprio dire stessa cosa come piemontese, malaticcio. Perché non appiala proprio da loro questa parola, per dire, no? Perché non solo, ad esempio, ve ne faccio un altro esempio. Pensate un po' alla parola, adesso voi siete giovani, ma forse quelli che hanno un po' di brinda sui capelli ricordano, pensate un po' la cuefa. Come fa secco?
che ti giuro che confondi la UEFA del Kring, che è la campione, perché è la testa, bravo, poi rimette così, il peritoneo, diremmo oggi, è quello che serve, è il contenitore dell'intestino, ma perché sembra proprio una cueva, no? Che gira. La cueva era quel momento, quel velo che abitavano le fumule per in trincesa, perché prima del concilio, quindi prima del 60, tutte le fumule per in trincesa dovevano partire la testa, quindi bianche per pure più giù, poi man mano sempre più nere, le salveie, ecco la cueva. Ma quella era niente altro che la quella araba, come si chiama? La che? La che figlia, esatto. È quella, che è niente altro che quella araba, ma che entra nel nostro lessico. Pensate un'altra, di più la forma faudale. Cos'è la forma faudale? Il grembiule. E la fauda che cos'è? È il grembo, no, è il grembo, fauda, sente fauda, Anche quello, la forma fodal è di nuovo una parola di origine araba, quindi noi diciamo saracena, ma quei 27 che i sarasini arrivavano, gustavo le nau, la zona d'Albenga, la famosa Alba Longa romana, la piantavo bene, poi montavo su nelle nostre montagne, da quelli di Urmia, poi mi sono su Seva, Mondui, tutto il mondo galese, mi sono fino a sì, sono arrivato fino alla Valenza. La Bastia, alla fine del mio senti, muni non hanno più scappetti. E quindi, però vedo perché faccio attenzione che il Sarasina su lui, ma non è che si sostanziasse bene sì, A me sì, io ho grattato tutto un caio da gratena, ma so una bella partita da più vita, e non si è fatto imparare. Se voi andate nel Monregalese, io ho fatto una ricerca, nel Monregalese, mi diceva anche Padre Casca, tra l'altro, che chiara l'abbia fatta anche prima qui, è una patera di cognome Mauro e Mauri di cognome, ma il nome Mauro che cosa vuol dire? Moro. La Mauritania dove si trova? È una delle regioni della Libia, no? La Mauritania. Che vuol dire? Maurizio, cosa vuol dire il nome Maurizio? Scuro di carnagione. Moro, Moro. Ecco quindi. Quindi, e se voi andate, ma perché gli tanti, nel senso che sentiva anche di elenchi, di leggese, di registi parrocchiali, che ancora dal 1416, ne trovi tanti, ma perché alle mani che a Grattavo, ma poi prima le anche stanziasse, che volte faccio un po' la muro magari, no? Ecco, trasformavo belli, e allora mi vedevano arrivare questi cuori, che io sono il moro, perché sono scure di carnagione. E quindi Mauro è un cognome diffusissimo in quella zona, lì, per quel motivo lì, no, vedete? E quindi e lì all'anno la sale parole, perché comunque la parola più il nostro amico è molto. Pensate anche all'altra parola, che poi passa anche attraverso lo spagnolo, la parola artichoke o arcigioco. La parola prima, perché in inglese si dice artichoke. Certo, ma che cos'è? Il carciofo. Ma poi quando, ma che magari gli eventiori, ma se deve dal nord di re i disi canduna tre arciciocchi canduna tre carciofi e che se piante da re tre carciofi canduna tre arciciocchi poi in senso figurato sei la testa d'arciciocco. Oggi si dice una testa diversa, si usa sempre un altro termine però che è tutt'altro che piemontese, ma noi dico però piemontese è l'arciciocco. Niente di un piese la vado a dire se mi lo da manca il carciofi, i capi di arciciocchi, non i carciofi. Vado, lo dico, se poi questo mi guarda stranamente, vado a tenere alle comando il carciofi. Quanti da voi vanno la mano a te il giambù? Cato, ma tutti il prosciutto va dentro. Che prosciutto, è il giambù? Perché tra l'altro molte volte non lo so pronuncia bene, perché il piemontese non ha la sce, quindi non dice prosciutto, ma prosciutto. Scrivo un po', no? Certo, ma certo che le parare. Ho preso l'ascensore, è Bibbia l'ascensore. L'apparecchio. Mia nonna quando ti la dentiera, no? La dentita per... Ecco, ma
ma l'apparecchio per chi la mano? L'apparecchio è un buco più di lui, mi dice, no, ma non ha né capito un aereo, un buco, né capito più male da terra per dire, ecco. Per dire, ma sono tutte cose, non so quante, scusate le donne, ma magari se avete tanti più si neve le sire, quella bella cosa, una fredda mangia, quanti avevano ancora il marlico? Adesso voi non dite che avete fatto il corso da me, ma cosa è il marlipo? Abbiamo un test. Oggi usiamo tutti sempre la parola italiana, sempre. Oggi, quando dico oggi, vuol dire la sentenza d'oca. E la salvia. Ma chi usa la salvia dicendo marlipo? Pignolo. Se voi andate in Argentina lo sentite ancora. Tutti conoscono però una parola, un'erba. Il sarzat. E non lo conosco in italiano come valeriana. Io vedo a Torino sarzet, sarzet, tutti i parai che sono io però parlo più di super sarzat, ma non per valeriana per dire, no? Ecco. O la cerea o la cerea per dire che è la santoreggia per esempio, di nona. Perché le nostre erbe avevano tutte il nome piemontese. Persi tutti, questo è il grave. Vedi poi tra i monumenti di Bumabiste, Mangiumeste, certo che Mangiumeste, Bumabiste, metti di nuovo una parte che se n'è andata e non tornerà mai più, mai più. E certo, no, quando io dico oggi, intendo 100 anni da sta parte, perché Mille Gunner, ancora che mi dice prima il signor Copino, che la mia madre è toccata la compisenta anni del mese passato, è lucidissima, le cura piotta, molto cara la. Per lei, per me, è il mio dizionario parlante, perché chi la devota di opera di Tarno, che mi lo mai sentire, e Giuseppe Maglianetta, ti spiego cusca me lo dica, allora me lo scrivo, perché so che chi dica sarà io, ma sarà per sempre, è una perdita incolmabile dal punto di vista linguistico, perché magari senti ancora il Tarno, ma senti ne cusca me a di, alle di il problema. Vi faccio un altro esempio, partendo proprio dal passato, da quando ha iniziato a formarsi questa lingua, ma secondo voi hai quanti per anni Leo che alle formasse questa lingua più montana? Quando io l'avrei iniziato bene. Io direi molto prima, perché col regno di Sardegna siamo già nel 700, col regno sardo piemontese. Il documento più antico sinora ritrovato, scritto nel volgare del Piemonte, perché ancora viene detto così, non si può ancora definire tutto piemontese, a Suni Sarmon sui Valpini. Se voi andate alla Biblioteca Nazionale a Turin, li vedete, a Suni 725 Bergamine, Bergamine cosa su? Le Bergamene, Bergamene, 725 Bergamine, la consuessa parai, che contengo 25 prediche. Erano preghe, ancora che si scriveva le preghe, meno male che le scritte sia, per noi sono un codice linguistico importante, e sono scritte in Piemonte, in quello che allora era già l'embrione della parlata piemontese, che ha sono datato tra il 1150 e il 1200. Prima di subito, dopo che erano stati i cavalieri teutonici in nostra zona. Ecco, queste sono cose molto belle, bisogna anche prenderle in considerazione, ma è pura leggenda, perché le lingue non si formano così, ma è la gente del popolo che fa le lingue, questo sappiate. Però è molto importante anche ricordare queste cose, perché rimangono delle leggende locali. Quante volte mia scuola insisto, le punteie, le faule, le punte, ma noste sì, perché tu ma punteie, per roba che venda ancora? Contumi anche queste cose sì, che fanno parte della cultura, però dal punto di vista linguistico no. E adesso partiamo un pochettino più da andare. Comunque, scritto, una forma scritta la troviamo a Casale Monferrato, come pavimento musivo sul del Duomo, dove è scritto qua nell'arca de San Vax, siamo intorno al 1000, capito? Di qui c'è il sarcofago di Sant'Evasio, che è il patrono della città di Casale Monferrato, ma qua nell'arca de San Vax è già scritto piemontese, perché voi sapete che in quella zona dell'Astigiano casalese, per dire qui
ha detto si qui e si qua. Ancora oggi usa questa forma. Quindi qua è l'arca, di, l'arca intesa il sarcofago con le spoglie di Sant'Evasio. Di Sant'Evasio. Però noi, queste sono le forme scritte trovate fino adesso, ma le più antiche come parole radici, tu mandare a di Milano, perché noi abbiamo una base di origine ligure. Quando usiamo la parola ligure, voi avete studiato tutti che a Ferisnea, la Liguria, ma i liguri abitavano tutta questa nostra zona fino a metà teoria più o meno la Lombardia, no? Ecco, denominate oggi così, ma già dai romani, no? Ora, i liguri, alla tum ancora anche et reis, nelle radici, nelle parole usate, sono poche. Ecco, quando noi usiamo, diciamo siamo è tutto celto ligure il nostro parlare, non è vero questo, non è vero, bisogna essere obiettivi, e una parlata che ha una percentuale di parole di origine celtica è ancora prima ligure e poi il 70% deriva dal latino. Ma questo fatto dell'origine celto ligure è quello che dà la specificità alla lingua, perché non lo trovate da nessuna parte d'Italia diversamente. Ecco perché è una lingua completamente diversa. Sapete qual è il suono più difficile da pronunciare in piemontese? È una vocale. Secondo voi qual è il suono più difficile? La U. Che è diversa dalla E. Se io dico feu, anche un meridionale riesce a dirlo. Ma provate a fargli dire subito la prima volta tut. Dice cute all'inglese, dice tut, ma la U non esce. Non fate la castroneria, perché quello vorrebbe dire essere un po' idioti, noi, non è che sono tanti idioti, ma ne sento tanti che dicono, mi sei un po' tu pur un bagnantelli. Allora mi vedete, si pur un lì, che dismi. Perché come fa a dirti una cosa del genere uno che non ha mai. Tu prova a dire una cosa in napoletano o in calabrese, una frase che si la dici con me. Non è così che si fa l'approccio con uno che viene da fuori. Bisogna cercare di collaborare. No, tu tieni subito per contrario. E no, ma per passare l'esame lei prima ha studiato. No, ma momento. A scuola per passare l'esame mentre aspetti, perché se chiara la fai quinta, perché quinta la prima esame, ma per niente l'esame in prima elementare. Questo voglio dire, bisogna che lui senta, impari la lingua e poi ti farai due lì, lui corrompa gli anziani quando l'hai imparato. D'accordo. Però non è giusto di primo acchito sottoporre una cosa del genere. Non lo dirà mai una cosa del genere. No, è grazie, lo so sì che il maggio brutto in continuazione come i cavoi, grazie. Vi dicevo, sono della U, perché la U, questo suono esiste fino a metà della Lombardia, poi di lì in là non c'è più, e poi fino alla Liguria al nord dell'Emilia Romagna, perché quella era la zona sotto l'influenza certo lì. Poi scompare. Ecco perché gli etica vengono dalla etica regione d'Italia hanno una grossa difficoltà di la U, perché la esiste neanche se parlate locali loro, non esiste. Quindi non possono dirlo subito, lo impareranno, certo, ma non è così facile. La U è già più facile da dire, ma la U no, perché una vocale intaccata è difficile da pronunciare. Ora, per dirvi, noi domandare avevano una loro parlata, poche parole. Ma, ad esempio, se io vi dico la parola suc, voi sapete che cos'è il suc? Il ceppo. C'è anche la forma succa, che è al femminile, certamente. Non diciamo succa perché sennò qualcuno la capisce male e tutta un'altra cosa. Però voglio dire, suc, il ceppo, è la radice, pensate, di origine paleoligure, quindi siamo molto indietro. Paleoligure vuol dire 4.000 anni fa, né manco l'audì, attenzione, 4.000 anni fa è una radice che continua. Pensate un po' alla parola bindeli. Cosa sono i bindeli? È il nastro. Quello che si metteva? Certo. Mi ad esempio la mia parte la sento ma quindi l'aressia bindeli. No? Un nastro,
Però voi quando avete bisogno di un nastro, voi dite pianto che nastro o pianto che bindel? Nastro. Vedete, usate il qui di nuovo ha una radice bend che voleva dire legare, legare. E per trasposizione semantica dell'uso che se ne faceva viene a indicare poi l'oggetto stesso, quindi il nastro. Pensate un po', loro lo sanno, bene, pregherei di non dirlo, ma se io vi dico che cos'è la bisa cupera? La vita. Bisa, ma bisa cupera? Io pensavo. Cosa sarà? La bisa cupera. Nei documenti antichi troviamo questo termine. Poi dal 700 in avanti diventa tartua e poi tartaruga. La bisa cupera. La forma beit voleva dire strisciare, fendere come la biscia, però ha la cup, al guscio. Però se oggi noi lo diciamo, in anche più casabile, ma questo è mia lega. Io così si inventa tutte cose e io lo credo che uno la pensi così, invece era così. Pensate un po', andate a casa e fate la domanda, userai la bisa cupera, ma è neanche la Yuka sapeva dire. Ma anche il marlipo, le vostre mamme magari lo usano, no? Cos'è già il marlipo? La salvia. Quindi io di sarvia, con la R. Va anche bene, perché il piemontese ha la rotta citazione della L latina. La L diventa sempre una L. Una L. Chi che dice ad esempio Olmo e ha dice Ulm, per lì è un piemontese da limpa. Adesso di Urm, Urm, l'Urm, non l'Ulm. Tanto è vero che Ulmeta diventa Ormea, la piantagione di Olmi. E Ormea è il nome della città, perché era il luogo di Olmi. Adesso arriviamo a un'altra città che vi dico che vi stupirete. Pensate alla parola Losna. Voi usate l'osna o slussi? Slussi. Mi conto con slussi, Anche se già sapete la losna. Ecco. La losna è 30. Ma la losna cosa è? Ma sarebbe lo slussi? Cosa sarebbe? Pulmi, no, lampo. Pensate che deriva da una parola lök che voleva dire splendente e passerà questa forma al latino addirittura che darà la forma lux, lucis, che darà poi luce in italiano. Pensate, E pensate però poi come dite luce in piemontese? La luce. Dici proprio la luce, ma sei proprio bravo. No, e già sentito mi la situazione. Perché adesso diciamo quasi più visca la luce. Vabbè, parlando di visca la luce, però sarebbe che proprio lui è la luce. Bravo, e bisognerebbe sempre dire luce, perché noi nell'aggettivo lo usiamo, disumane lucente, disumane lucente. Però per dire luce quasi sempre di una luce ed è luce, chissà ormai abbiamo cambiato, per tanto per dire. Passiamo, facciamo un salto avanti. Qui siamo in epoca ligure, circa 2000 avanti Cristo. Un terzo secolo che fa sese prima di Ur, arriva i Celt per le italiane. Sentite che io dico col caffè, perché in piemontese dopo il sesto non bisogna più dire settimo, ottavo, quindicesimo. Sbagliato, bisogna dire quel che fa, gli ordinali diventano cardinali, nel cardinale che si usa come un po' in francese quando diciamo la successione dei papi e dei re, diciamo Papa Benedetto Santes, nel sedicesimo in Italia piemontese, perché è sbagliato. Allora dal settimo in avanti si dice quel che fa sa, quel che fa ver, quel che fa neu, su mantese quel che fa vintun. Voi direte che stinco e appuntino, appuntene tante, se vai, non ho mai sentito. Ma tanto per dirvi come è cambiata la lingua, se veramente parlassimo ancora veramente piemontese. Però sono 100 anni che non è più così. Andiamo in centro. In centro, pensate, voi sapete che cos'è la parola galaverna? Non mi sta un po' stamattina da mia porta, perché era una nebbia stanuita. Ma è di più che la è una forte brinata, Esatto, perché deriva da Dvolorm, che era il vento freddo del nord, che i Celti adoravano come divinità, e quando soffiava questo vento, a fazia mila giassi, si male, pianto, fino a quando si mai vedere, a lei vedere dubbi,
Quindi i vedere hanno un lui pieno di vapore, gelava, fiorino, tutti si vedono lì, noi era una meraviglia. E io ero sia qua che a scuola i vedere tin, perché ero fermato e ciò, neanche come a sua madre di vedere dubbi, perché era per sé, per dirvi, no? Sapete che la parola galera adesso si usa anche in italiano, con una E chiusa, i nuovi dizionari italiani, andate a cercarlo, troverete termine di origine regionale piemontese che indica una forte brinata con ghiaccio, perché è assunta anche dalla lingua italiana. Vedete che come noi abbiamo preso da altre lingue, anche l'italiano ha preso da noi, per dire, no? E quindi non stupiamoci di questo. Diciamo una cosa. Disme. Io sono andato a trovare loro, quando sei qui, e sono andato a fare la salamandra particolare, la taglia di Max e il massiccio del Mondigio. Sì. Facciamo la calabarda. La calabarda, mia nonna che era Brondel, e la chiamava calabarda. La salamandra. Sì, sì, sì. Sì. Però calabarda, è calabarda, è un'altra cosa. Però è vero. Tieni presente che il Balfò, qui, lì abbiamo il provenzale alpino, non è più piemontese, un'altra cosa, un'altra lingua, l'occitano, nelle sue varianti, anche lì. Pensate un po' alla bellissima parola, quando dico bellissima e poi la dico, la gente rimane sempre più folle, più alta, la parola trugia. No, vedete, dire, ma che siamo qui mai più tutto il tempo. La parola trugia è una parola antichissima, perché la radice dru, voleva dire proprio fertile, e noi la trucia la usiamo a fertilizzare. Guardate che si usa anche nei confronti di una persona drua è una persona robusta, già che se dici sei una trucia è robusta, più dell'altra cosa, ma se ti dici sei una persona drua vuol dire robusta, perché è ben concimata, ecco, voglio dire. Però pensate come è antica questa parola, Pensate alla parola balma, le balme. Cosa sono le balme? Delle balme, delle balme. Cosa? O barme anche. Cosa sarebbe? Sulla salute. Però che c'è il balma buono? E già, certo. In Piemonte è da tutte le parti il balme o barme. Perché la balma deriva dalla forma balmein, che voleva dire pietra alta. E dentro c'è una specie di grotta, c'è una parete, ecco, di nuovo. Ecco perché sono, per la parola balma non la trovate in Sicilia, state tranquilli, perché è una parola di origine cerculicola, quindi non possono avere una parola del genere. Quindi dico ancora una, bisa. Stamattina era una bisa, tra l'altro, e il vento pungente, no? Il vento pungente. E effettivamente deriva dalla radice bis, che voleva dire pungente, perché taglia la faccia. Qualche zenticale freddo, pensate, sono parole le radici 2700 anni fa, e prima dell'autore di partire, no? Ne dico ancora una, pensate un po' la parola, non so, doira. Cosa è la doira? Può anche voler dire quello, ma ad esempio da lì i giovani sanno che cosa è la doira. Per esempio in Milano qualche inizio da lungo, la mia vacca ancora è staccata ancora, non le vacche una coda, era il fatum e staccava il fatum, e il fatum se ne prende su. Per la parola fatum vuol dire grande fetta di legno per bosco, qua la via staccava una catena, imputavo la catena ancora. Dare la vacca c'era un piccolo canale di scolo e la lì era la doira. La doira. E le doire erano continuate in mezzo alle strade, il canale di scolo. Però questa parola doira non mi fa venire in mente qualche cos'altro in Piemonte. Loira. Un'altra cosa, poi lo diremo. Loira deriva dalla falce celoria, che era in latino, che era la lama celoria. Ma doira non mi viene in mente. Doira. No, quello è il verbo. Volevo dirvi, doira. Dal punto di vista idrologico. Il fiume Dora? La Dora, ne abbiamo addirittura due, la Dora Baltia e la Dora Rivaira, la Dora Baltia e la Dora Rivaira. Perché la radice Bur voleva dire corso d'acqua, come anche la parola Bialera, Beal, era un piccolo corso d'acqua, anche quello. Quindi vedete che poi salta fuori nelle nostre parole, non lo troveremo poi in religione perché non
Ma che quei disumani? Dondule. Il Bounty? Il Bounty? Ma che mina con sempre ma che la più va che la più va il pente, da uso il Bounty. E poi inizia a fare a cavallo. No, perché era la vita il Bounty. Vedete che sono un paesano con me, non dite che sono poi... La Targuzzo? No, quella è la bellissima. Pensate anche, ho parlato di la gambisa, questo lo sanno io, quelli che hanno fatto. Cosa è la gambisa? Era il collare di legno che voleva dire piegato, è piegato, e che era un collare di legno con una specie di chiave che sarava su tagliata, invece la catena era la gambisa per dire, no? Ma sarava con la ciocca. Questo tanto per dirvi la parola Kumba, cosa vuol dire Kumba? La Kumba è la valle. È la valle, tant'è vero che se noi vogliamo parlare di dire un Kumba giusta per dire. Duma Kumba Draita, ma ne un Val Varaita. Duma Kumbo Oscuro. Kumbo Oscuro. Vuol dire la valle scura. Vedete che salta fuori. Però non sempre noi usiamo la forma Kumba, usiamo anche Val. Anche Val. Abbiamo parlato dei Saraceni, Sarasina, momento, poi nel secolo che ha fatto la prima dosura, arriva poi in Roma, allora lì avanti, imporrando la lingua latina qua da noi. E non è che ci siamo abituati tutti a parlare il latino, a Smercia, nel cui parlate, il latino che parlava sì era differente da Roma, detto cioè faceva che invece di c'è, dicevano centum invece di centum, dire, ma noi abbiamo un sacco di parole che derivano dal latino. Pensate poi alla parola, l'uomo di prima, l'osna, ma l'uomo ha detto slussie. L'osna deriva da lui, in paleolicore, ma invece slussie deriva dal latino ex lucidare, qualcosa che si accende e si spegne velocemente. Infatti il labbro fa proprio così, ma l'uomo ha una bella mesa. Pensate alla bella parola di nuovo, skr. Ah, che bella parola, le parole più belle. Fa skr. Fa skr. Deriva dal latino ex corare, cor cordis era il cuore, che vuol dire togliere dal cuore. Se voi pensate, guardate un'etimologia molto profonda, quando in Africa fa skr, tu capi proprio dal cuore, fai il prezzo, basta fare, che è diverso dall'italiano scorato, che vuol dire amareggiato, che è un'altra etimologia. Pensate alla parola sgiai, ma fa sgiai. La parola gladio, cos'è la gladio? Gladio. Gladiatore, la spada. E era il momento in cui veniva sguainata la spada, tu ti trovi la spada e fai questo sussulto che fa sgiai, da lì ti arriva poi la parola. Pensate quante cose uno avrebbe da dire, ce ne sarebbero un sacco. E pensate che già nell'813 i vescovi nel concilio di Tours, quindi 1200 anni fa, l'hanno decretato che i premi erano più ben predichè in latino, perché la gente ha capito già di meno. Ma dovevano predicare nella rustica romana lingua, quindi nella lingua del popolo. Vuol dire che già il latino era in decadenza. Si stava già formando la nuova lingua, che è la nostra, poi quella qui da noi, la lingua piemontese. Abbiamo poi altre parole, per esempio, sapete che il Piemonte è una crusiera, il popolo è passato vai alle armeie, diverse armate, pensate ai necchi, gli spagnoli, via fuori. E anche lì, se io vi dico la parola creata, vi dice qualcosa? Cosa è la creata? Oggi potremmo definirla una cameriera, la cameriera, che è diversa dalla serventa però, La creata poi verrà ad indicare poi la donna di compagnia delle nobildonne, per esempio, che la linea della creata da famiglia, cioè ed è una parola spagnola. Ma pensate poi alla parola buric. Cosa vuol dire buric? Di asino, bravissimo, è sinonimo di asino. Quindi se volete fare bella figura e non farvi capire l'identità del buric a uno, quello non lo sa, c'è un altro, la ma c'è grande che sono buric, sono proprio in gamba, no? Che non si può più in alto, sai, per dire, no? Pensate, se volete sottolineare che è proprio un asino, allora sei proprio in un buric di un asino, che almeno lì è proprio specifico, è quasi. Pensate la forma spagnola, burro, cosa vuol dire? Ah, sì, è spagnolo,
domani e c'hanno il proprio turno, porto un belazzo sul tavolo. Pensate, non so, alla parola strisul. Magro, la forma è striol, che vuol dire appunto striglia. Abbiamo anche parole di origine germanico-prussiana. Pensate alla parola magum. Magum, l'afflizione. Quante volte sentiamo in italiano? Oggi un magone sul dono. Turno. Ma magone hanno di un grande mago, non è che un mago che sa storia, ma lei sa storia. Quindi non funziona. Quando sento anche e il tuo amoroso o la tua amorosa, ma in italiano è sbagliato una cosa del genere, Perché se uno è moroso, io spero di non esserlo mai, è uno che tarda nei pagamenti, Quindi moroso è morosa, perché con te sta funziona, ma moroso in italiano funziona, Ma che se noi in un caso abbiamo sempre avuto il problema, Quindi per dirvi come ci siamo appiattiti anche dal punto di vista della conoscenza linguistica, no? Ma quanto ci sarebbero da dire, no? Non lo so, la parola brandè. Brandè. Quella, la branda, quella lì però, sapete, era la branda, quella lì, era del generale Brandwein quando nella lotta contro tra realisti e repubblicani già in epoca del Settecento, lui fece portare per il suo esercito questi lettucci pieghevoli, no? E da lì hanno preso il nome di branda, ma io invece intendo un verbo brande che vuol dire esatto, ecco. Perché deriva da una parola germanica che voleva dire tizzone ardente, qualche cosa che brucia, il Feuerbrand, il Feuerbrand vuol dire che accende. E i brandè che cosa sono? Gli alari del camino, i brandè, no? Ecco. Ma voi ad esempio, se io vi dico come si dice la grappa in piemontese, che noi diciamo sempre, ma il buon bicchiere di grappa. Ma il buon bicchiere branda in piemontese. Branda. Perché la grappa non è piemontese, se noi diciamo così. E mentre sempre vai una bicchiera branda, perché come brand vuol dire tizzone ardente, tu quando la bevi, avvisca il feu in dritta, ecco, per motivo lì che è la branda. Quindi una parola piemontese. Pensate alla parola cassù, il mestolo, il mestolo. Fate che te in cassù, poi mando dall'altra parte. Mia madre, sì. Mia madre,
Roma Museo, anche lì la storia è la scena di quando c'è la Siopa, che è il museo musicale, c'è la divinità Zaire, non si può fare. Certo. Lo dico sempre quasi, e chi l'ha fatto? Convintissimo. Ecco perché io adesso non oso vedere la fase del pomano, prendo una zucca, che è una cosa che le perché adesivo che i premi, faccio la fisica, faccio la fisica, perché la mia studio, allora faccio la fisica, le magie. È un mascavo, vuol dire stregato, stregato. Se ne dico ancora una, per esempio la parola matò, fanciullo, è la forma madre longobarda per il maniero. Va bene, va bene. Infatti partote dovrà anche due bambini. Certo, certo. Pensate anche alla parola oggi che noi di nuovo usiamo la rete barba e magna. Zio e zia. Ma voi dite barba e magna o usate zio e zia? Ma che bravo, ma voi siete proprio bravi. Perché anche in tante dicono, ma barba sono i prozii. C'è anche, quelli sono gli abiti per sé, i nonni. Però pensate invece barba e magna deriva da bas, che voleva dire lo zio materno, e Nicola Cobarda rimane da noi in questa forma. Però tanti dicono me zio e mia zia. Me zio e mia zia, No, io avevo una zia, sorella di Magnanetta, che chiede, ma ti spiega in Magna, ti spiega in Magna, perché fa troppa veia, fa troppa veia. Abbiamo anche tante satoglie. Però io per evitare incidenti diplomatici familiari, ho sempre chiamato la zia Cia, perché nel Magna Cia, perché altrimenti guai a Dio per dire, no? Tutto questo per dire come la nostra lingua ha preso a prestito da tante parlate locali che sono passate, si è formata la lingua e per fino all'unità d'Italia è sempre durata questa lingua. La famiglia reale parlava in piemontese. Parlava anche in francese, certo che conoscevano un pochettino quello che verrà detto l'italiano, perché già studiavano Dante eccetera eccetera, ma perché l'endale 150 anni a prendi da Vincenzo Benedetti italiano? Perché non è vero che la lingua toscana che è diventata la lingua nazionale, perché la vissuta ora la lega toscana vera e propria, ma sarebbe stato tanti bel fè perché era già una lega parlata al popolo. Invece di durare la lega Dante, Machiavelli, tutti questi diavoli, non diavolo, brava gente, però voglio dire, grandissimi per carità, ma chi è che sapeva Alesi e parla una parla para in Giuseppe? Ma neanche gli studiosi. Sapete la statistica del Regno d'Italia 1861? Quanti capivano l'italiano al momento dell'unità d'Italia? L'1,2%. Capivano, non è che non parlavano, l'1,2. Si calcola che ci fossero 260 parlate diverse in Italia in quel momento. Pensi già ma che in Piemonte, perché in era per dire, no? Quindi ecco perché la difficoltà ad avere un'unità linguistica, che non ancora un pochettino adesso, e quindi con l'unità d'Italia però anche la famiglia reale attaccherà poi a parlare italiano, però tenete presente. Io di questo mi sono sempre un po' arrabbiato perché pensavo che per quei festeggiamenti che io non ho festeggiato sicuramente per il 150enario della grande disgrazia che noi abbiamo avuto, però perché se vogliamo dire siamo stati anche noi dei disgraziati, ma la sesta là sta soltanto bene, tu sono andata a fare gli invasori, a tormentei. Che non hai per niente contento di insegnare, però non voglio. Te l'hai contento, meno non ero là, andassi un ferie e l'altro, bacino e bacioni, ero tanto contento. Invece pareva che andava a essere che scappava più niente, il problema è no. Torno a dire con tutto rispetto di quelle persone, non so, perché noi siamo stati degli invasori, tutti e due. Ora, Vittorio Emanuele II, il 17 marzo del 1861, a Turin, quando si è proclamato con l'unico articolo che doveva leggere io, Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio.
io volontà della nazione, mi proclamo re d'Italia e di tutti gli italiani. Punto. Poi tutta il piemontese la parlò. Alla rendita quanti l'hanno detto? Nel 2011? Niente. Questo tabula rasa, nessuno l'ha detto. E questo non è verità storica. Puoi essere d'accordo, puoi non esserlo, ma se sei uno storico lo devi dire. E invece no. Sempre di parte è la storia. I nostri libri di storia sono tutti più rossi di questa bandiera. Sono 10 più da me. Le mie idee, dai, che certo che siamo gli invasori. Allora, volta, ma se niente intenzionale tu ne tei, cosa vi non dico l'era, la savo cosa come lei, invece no, lo vado io nel turmente e lo farai come per dare il pastiglio. Però tenete presente una cosa, e qui andremo dal punto di vista proprio storico. Io di turno mi scagnisco con tale parai, però tanto so che sono su una mosca bianca, perché Cavour, sì sì, lui voleva questa benedetta, Toio Manuele Skund, Vittorio Emanuele II di Napoli, fino a un certo punto, Chiara preferiva la bella così, bella fino a un certo punto perché aveva i bambini, ma Chiara mi piace Ucraina e Barcellona, quindi va bene. A piazza delle montagne, a casa, una fregava dignità d'Italia, la Upete e il Cavour che venne con la mira con Chiara, però in realtà lui aveva previsto di arrivare fino a Roma, perché lui era un anticlericale convinto e l'aveva morto il Papa, voleva togliere lo Stato Pontificio, non gli interessava. E allora chiese l'aiuto a quelli che erano i massoni inglesi per poter ai salta fuori l'auto sgraziata Garibaldi, che anche quello, ma noi lo proclamiamo eroe nazionale, ma quello è il più grande delinquente che ci sia su questa terra. Andate poi all'Argentina a parlare di questo qua, alla Massaglia a migliaia, era un mercenario. E tant'è vero che le giubbe rosse, famose sue cose russe lì, cosa fai alla fregaia, alla ciulaia, la stoffa che doveva partire pure no, perché serviva, era la stoffa per i macellai argentini ed era rossa perché per evitare di metterlo qualche ammassavo il bestia per me, che sono spurcai Satana, la Roma rossa, facevo i toni e facevo i faudai russo. Chi alle rivali la sequestrai la nave, barbaia tutta la stoffa per la fare le camise russe. No, oltre che assassin, un ladder, E voi pensate veramente che, meno male che registro, ascoltate bene cosa dico. Voi pensate veramente che niente di un marisciù a fare l'Italia con mila pela cordica su un partito da sé, che l'avevo mai visto un fusile, mai visto nada, mai visto niente, prima sempre al trend della fusia, questa roba lì. Ma scusate, sono arrivati là, hanno trovato un esercito apposta, l'esercito borbonico. E quindi io ormai ero abituato a fare la guerra, ci si era mai in niente, niente di quello che ho, oh, i grandi, più baciuto, ma perché? Perché proprio per quel che ho detto prima, perché Garibaldi si era messo, scusate, Cavour, quando era visto che Garibaldi aveva l'indetto in insieme, perché Cavour i riparti, perché là l'aveva l'indetto in giù, tanto è vero che fa partire il re perché Chiara l'aveva l'indetto in giù, Teano, perché per noi l'aveva qualche più Garibaldi, si sostituisse poi al re borbonico e diventasse lui re, anche me che comunque giù parai resta più noso, non per dirlo. Era me che la sesta parte, comunque e quando arriva là, chi trova? Voi a storia, poi su che l'abbiate studiato, se non tanto sui libri perché non lo trovate, ma se avete dei docenti che veramente sono onesti, vi avranno detto che intorno al porto di Marsala erano tutte le navi inglesi che aspettavano Garibaldi. Perché dove cosa c'è la liquorica fai sarà più con mila per la Cordini, con tra tutti gli eserciti, la giura più sterminaia tutti, ma l'esercito borbonico non ha mosso nulla. Chi si è ribellato? Il popolo. Non fare la strage al popolo, ma l'esercito non era niente. Perché? Perché comunque già erano stati ben rifocillati, quindi erano già dai soldi e roba anche al re borbonico e da boom del criminale. Tutti a piare la roba di macchettente il trono dentro che lui i suoi hanno pagato il tunnel dai via, diciamo così, è andata proprio così, ma in parole povere è andata così, e trovano gli altri che pensate alla guerra di Crimea per dire perché niente
piemontese in Roma un soccorso di inglese del 1955 in Crimea. Ma cosa ne fai mai nella Crimea? Magari parli più nel Cavour, del mio vecchio Madena, mamma, anche se non è già mamma, perché per lui la vanno. Niente sono preso il carro dei vincitori, quanto Nina abbia preso davanti un carro. Lui l'aveva usato il termine ed è andata proprio così. Perché lui vedeva già questa cosa, lui vedeva che andassero a Roma, ma invece la fai lui nel vincito in Sicilia, perché l'auto era già in Sicilia. Quindi, per dirvi come anche lì, cosa volete? Niente su mandare il caffè in unità che non è buttata da nessuno. Quando che dicevo, il grido che viene dalla giù, ma che grido, era una caduta praia, ma ti stai una volta a cogliere, ti stai una volta, tu ma tanto qui, ma lo mandare a tele, e c'è un po' dei niente, ma lei bastava per te giù là per dire. Eppure, la storia è sempre c'è. Eppure è così. Certo, primavera, solo per interessi. La primavera. Ora, però, veramente chiudo, Cavour lui aveva previsto però, voi lo sapete, uno Stato federale, l'unità ma come Stato federale, nel senso che sotto un unico regno, di Savoia, però come delle grandi macro regioni già previste allora, e delle grandi macro regioni e ogni duca sguarda sotto un unico re, però ogni duca sia indipendente. Cos'è successo? Che Cavour è morto tre mesi dopo l'unità d'Italia, il 3 di giugno, l'unità il 17 marzo, il 3 di giugno lui muore, il suo successore che era un grande centralista, cosa fa prima cosa? Brum, via la capitale da Torino, la tutta tre anni la portare a Firenze, perché lui era di Firenze, poi da Firenze a Roma con una breccia di portare via 10 anni dopo, però vedete, portando via la capitale da Torino, il Piemonte era andata in bancarotta, è del Cœur, derivano del Cœur, come si dice da secoli. Perché si dice del Cœur? Perché quelli che facevano la e ne cavi una cacchetta, no, no, ha ragione la signora. Io glielo dico, ma è giusto quello che vuol dire. Con le regge patenti, e tenti bene, regge patenti del 1755, il dichiarato fallito veniva accompagnato dal magistrato presso la Pera Culera, dove, abbassando i pantaloni, per tre volte batteva le terga, le ciappe, insieme alla pera, le ciappe del culo. Terminate queste tre volte era dichiarato pubblicamente il fallimento e nessuno poteva più pretendere niente da questa persona. Era il fallimento pubblico. E questo funziona fino al 1852. In tutte le grandi città c'era la Pera Culera, dove c'era il sede del magistrato. Torino era in via Corte d'Appello, angolo via Milano, dove qua è il tribunale e è quello che è il municipio. No? Lì era la Pera Culera, perché andassi a parte le ciappe del Cul in cima. Oggi noi usiamo ancora il De del Cul per dire fallito, ma non sappiamo più perché, ma deriva da quella cosa lì. Provate un po' a chiederlo ai vostri a casa se lo sanno, difficilmente mi dicono questo. Mi complimento con la signora perché ben pochi sapevano questa cosa. Era proprio per la dichiarazione pubblica di Cannavale. Ma io infatti è un po' come l'espressione tahamorgiu. L'avete mai sentita? Sì. Tahamorgiu. Voglio cosa vuol dire? Cieco, non vedete. Oh, tempo in italiano non dite più cieco perché vi arresta, non volete gravissimo. Perché cagata con quella lì. Cieco e non vedete. Beh, vedi non vedete perché fa più finto, no? Ma io dico che non dire cieco e sordo, invece non vedete, non udente. Non vedo dove ci sia l'offesa, tanto la cosa di questa roba è sempre lì, se per sé qui farai non si può più. Come non si può più dire spazzino, il manoperatore ecologico, se vale del gente, eccetera. Meglio. Ora, tacabordio, di per sé letteralmente inizia cieco,
quando uno deve iniziare un lavoro, qualche cosa che è lì che appartiene, sa, tata, vorrei, date la fe, inizia, per dire inizia il lavoro. In realtà deriva dall'espressione che veniva detta a colui che suonava la viola di Bormio. E che cos'è la viola di Bormio? È la viola di l'altro strumento antico, che non è, come viene detto adesso, occitano, è di tutto il Prato, è la Ghironda, perché la Ghironda veniva usata in tutto il Piemonte e parte della Lombardia, della Toscana, era un antico strumento. Però i nostri amici occitani una trentina di anni fa hanno scoperto questo strumento all'Antacaturna con i balli di Gighe, Corrente, Barat, che dimorano i balli di tutto il Piemonte. E adesso tutti pensano che siano solo balli occitani, non è vero. Ben venga che loro però li hanno ritirati fuori, dell'uso. Ora, la viola di Bormio veniva di solito un tempo anche suonata da persone magari non vedenti e quindi si guadagnavano con il pane, in quel modo lì si dava l'offerta, come ancora adesso della Fiorina, e pieno di magari qualche casù, ogni giorno, fatto qualche di noi che cosa, come noi, no? E quindi tacca Bormio, vuol dire inizia a suonare. Poi per l'estensione del termine serve per tutto, quindi vedete che anche lì rimane, ma nessuno sa più che cosa vuol dire. Questo è quanto. Quindi vedete che nelle nostre parlate, in tutte le parlate, ci sono delle espressioni idiomatiche, delle parole precise, antiche, che noi non conosciamo più, che è anche che è inutile utilizzarle oggi, perché tanta serve di ne, perché ognuno ignorerà più neri. Disuma Sarvia o Savia, ma tanto lì, intendiamoci, è un neologismo. Sappiamo che la parola antica era quella là, se si perde pazienza. Quante parole italiane non usiamo più, eppure si potrebbero usare. Se io dico tante volte ai ragazzi, mi raccomando, tenete un eloquio elegante. Alla Brucchia mi lavia via che in umano, eloquio, usa la malalei, eloquio, eloquio. Voi sapete cosa vuol dire eloquio, lo sapete, sì? Parlata, l'eloquenza, tenete un parlare elegante. Una volta antivar, Dios tu e astri, è vietato alla bestemmia e il turpiloquio. Cioè non si poteva bestemmiare perché si veniva sanzionati e il parlare volgare, un parlare malamente, turpe. Pensate un po', sono tutti in galera, quasi più momenti, no? E poi già per dire certi numeri non si potevano dire, era un turpiloquio. Però è una parola ancora italiana, ancora si può usare, ma se la usate chi capisce ancora del genere. Quindi le lingue cambiano, evolvono, va bene. Vi chiedo solo più questa domanda. Cosa ve lo dì su sì della bandiera del Piemonte? Vedo tante bandiere che vanno. Quella cosa lì. Sono i tre titoli locali di Savoia, però una cosa più. Non sono dei Savoia, ma bravissimi. Io levo un calè. O no? De proprio. Uno è più vicino a voi. Una volta rappresentano una volta, allora innanzitutto il drapò del Piemonte Nas, prima alla via là, Loia imperiale. Loia, l'Aquila, è l'Aquila imperiale. Poi, uno dei conti che non mi ricordo più nel 300, la cambia, lo Spun sempre Rus, il Camp, come viene detto della bandiera, il Camp Rus. Con la croce d'argento, che poi a cambia un po' tempo, diventa bianca, poi lui andrà alle sbiadisse, diventa bianca. Però, da cal puntale dall'asta, la professa lì, ai rambinder bleu. E quindi mi viene di dire, perché era bleu? Perché bleu? Perché il blu è il colore di casa Savoia. Siccome lui era il conte, quando l'imperatore ha concesso ai conti di Savoia il titolo di principe, allora il titolo di principe ha il presente un terminere. Perché era solo il bleu? Perché il bleu, aiera, culla, caiera, la grossa vela, caiera, siva, una, tlenau, crucia, non di crucia, crociate, che uno dei duchi di Savoia aveva fatto. Una crociata fatta da Duca, anche lui aveva partecipato, e alla via, così, ma la vela,
la grossa vela bleva d'azur con l'immagine della Madonna, la Madonna con la chinca e tutte queste stelle in testa, che niente in più sarà l'Immacolata Concezione. Da quel momento il colore blu diventa il colore di Casa Savoia. Ma elenca le tre punte lì di Gerusalemme? Quando poi viene fatto il drapeau del Piemonte, questo drapeau è poi stato ufficialmente di nuovo, passando i secoli, per le pizze sentanti che è il drapeau, ma il Tante Tre, mi pare, il Presidente della Repubblica avvisia che nel l'altare della patria ha chiuso esposte tutte i drapeau delle regioni italiane. Aventava sempre il drapeau alle Mantantura che ufficialmente la Repubblica Italiana è il drapeau, sì, perché lì era di Casa Savoia, vabbè, ma finché era il Regno Santo Piemontese, no, non nel Piemonte. Allora avanzano due busti e quel Binderca su patava da canta l'hanno buttato 30 e è diventato il lambello. Quelle tre gocce, se tre stisse lì, che voi vedete forse lì o là meglio, Casbiana E all'incontrario, rappresentano le tre più antiche casane bigliar che hanno fatto il Piemonte. A parte dai primi, gli Anciò, gli Acaia e poi l'ultimo in Savoia. Voi sapete che gli Anciò, che poi saranno quelli che vanno nelle regioni d'Italia, il maschio Angioino e tutte le altre, queste robe. Parto da Mina, ma lì gli Acaia di Fossano, che poi si estingue il ramo e passerà poi ai Savoia, che era un altro ramo dei Savoia, ma rimarrà quello, e rappresentano le tre più antiche casate nobiliari del Piemonte. La cosa grave è che la maggior parte dei piemontesi non conosce il drapeau del Piemonte. A San Michele è la bandiera del Piemonte, che rappresenta tutti, e più qualcuno su lei, questo è gravissimo, io quella è una delle prime cose che insegno è proprio quella, perché dovete riconoscerlo. Mi racconta mattina in dia la Turini, questi vino a che è già c'è ben culp, se dare il cuore un po' a posto, una famiglia era un padre, una mamma, io passavo via dal consulato, lì gli edifici di genere, e questo tra l'altro è d'obbligo che sia esposto su tutti i comuni del Piemonte, ma ce ne sono dei comuni che non ce l'hanno e ci sono delle scuole che non hanno questo trattamento. E questi sarebbero i genitori che hanno riuditi. Fate mettere la bandiera, non mi interessa di che partito, ma questa è la bandiera del Piemonte, ma non è più te la bandiera della pace, se cagate lì che tanto pace non è da ogni parte, e non c'è più sicuro lì che serve a niente. La pace si fa veramente con i fatti, non con le sfide, con se cagate lì, scusate per il termine volgare, questo è tutto in occhio, però lo dico proprio. Ecco, vi dico, cita e fa, papà, ma che bandiera è quella? E la obbede a fare, è la bandiera della società dei telefoni. Mi invece a dire, o che lì ha la due urie per parlare, o due buche, perché vedeva quello come una cornetta del telefono. Una bella. Dio, sei proprio in naso, non sai questi. Non è uscito di niente perché aveva davvero la rabbia, forse poi era anche degenerato, ma non pensa che sia della società di telefono, tanto quale ma no, quindi no, voglio dire, ma scusate, questo è grave, è gravissimo. Ecco perché io a scuola sì che mi occupo del piemontese, ma io parlo della storia e della toponomastica, della geografia del Piemonte, perché alle Belze, conosco gli Assiri, i Babilonesi e compagnia Brescola, ma noi non sappiamo niente di quello che è successo qua da noi. E questo che è scandaloso. Niente, ma neanche la geografia. Ma pensate, vi avevo detto all'inizio, alle due cure che devo usare, vedi che sono io che la lega lunga comunque, che un paese che a 1200-300 metri si chiama Limone Piemonte. Ma come fa un paese? Ma due assume se Limone Piemonte. Ma lei aveva già visto il Limone lì. Ma neanche la Tessera che non è evidente, se su me è riscaldato. Perché i cartografi, con l'Unità d'Italia, quando sono usciti dalla Toscana, che era l'unico che era mio, che gli si ancora già a dire in parole con la famosa lega che diventerà per l'italiano, anche se riuscì a riscrivere le carte topografiche, che sì, era un piemontese, da una parte era ebraico, siciliano e via, non è quello sempre piemontese, ma sentivo lì, il paese
un limone e suono più vicino qual era? Limone. Allora ho stampato il limone. Ma la parola limone può avere due etimologie, che una parte e darà poi anche il supporto all'altra. La più antica è questa, che la radice limus nella lingua paleoligure voleva dire olmo. Quindi il paese degli olmi, altro che di limu, e olmo mi può star bene ancora a quell'altezza lì. Oppure limu, in provenzale alpino, vuol dire i monti, il paese che sta sui monti. Ma limone c'entra proprio nero, poi amarello, c'entra proprio nero. Pensate Valle Crosia, ma cercatevi Crosio e Crosia in italiano se trovate questa parola, non esiste. Ma cosa sarà secondo voi? Provate a dirlo in piemontese. Croce. E cosa vuol dire in croce? In croce. In croce via. No, io sono sicuro che lo sapete. Perché il croce via è la crociera. Ma la cosa in croce? Ma è in croce, fa da tampa in croce. Profonda, è la valle profonda. E qui funziona, ma croce e croce non esiste in italiano. Cosa non avete la fede del genere? Nessuno si sogna di le carte topografiche perché siamo tutti da riscrivere, per carità. Faccio un altro esempio, no? Anche negli, non so, nelle, in quelli che sono gli stemmi, no? Non sono stemmi di Montignasco, come sia, quello lì, non lo vedo qua comunque. Ah, perché cosa vuol dire il toponimo Montignasco? Che si pensa da quelle lì? Vitis, vitit, vicitus, certamente, però suffisso in asco vuol dire che questo era uno stanziamento già anche lì paleoligure, quindi molto prima dei romani. Ma vuol dire stanziamento, magari era tu in corpo, per dire tu in due capanne, cioè un terreno, ma che comunque era già la travaglia, se sono sì. Già in epoca, tutti i suffissi in asco, non riasco. Cercenasco, Lagnasco e via. Invece quelli Lengo e Enghe sono di origine longobarda, molto più avanti, Verolengo, Scucciolengo, Scalenghe e via forte questo mondo. No, beh, Montignasco vuol dire quella cosa lì, paese delle viti, magari noi non abbiamo capito, beh sì, ma per niente. Ma pensate a Marene, ad esempio, che entra il suo stemma alla una bella pianta cerese. Le Marene, giustamente. Ma non è possibile. Di nuovo, lì bisogna andare indietro nel tempo, perché la Marene, nella zona in cui è, tutta quella zona, era già in epoca romana il luogo di passaggio delle vie marenche, quelle che vanno al mare, era già autostrada, addirittura, e lì si pagava la Marena, che era la moneta daziaria per percorrere, per passare le merci. C'era già la casetta, autostrada, per dire. Ma da lì deriva Marene, né dal Cacerese, per dire, no? Quindi vedete quante cretinate abbiamo in giro, sarebbero tutte da, che può anche andare bene dal punto di vista così simpatico, però a differenza non è la verità però linguistica, quindi avremo un sacco. Per esempio la mia parte è la tenuta Berroni, ma trovate Berroni, c'è una chiara tra Clunisi, Brun, prende a Castelgrosso. Brun Berrone, che voi in italiano non c'è, ma Brun è piemontese invece vuol dire ciuffo, che può essere un Brun di cavalli, un ciuffo di capelli, ma un ciuffo di sterpaglia anche. E lì nel Settecento, dove c'erano i Brun, i ciuffi di sterpaglia, erano qui una tenuta grossissima, una villa del Settecento, e adesso no, ma quello funziona, ma altrimenti Berrone non sa niente. Pensate ai cognomi piemontesi, l'onomastica, Turia. Quelli che finiscono in ero, era, era, eri, quelli sono tipici piemontesi. Perché ero finiscono tutti con la E accentata acuta in piemontese. Quindi Crave, Ulive, Barbergè, che metterà Bargeis, e via fuori, Calie, però per dire Cravera, cosa vuol dire? Da cosa deriverà? Da Crava. Perché il Cravera, colui che si occupava delle carte, Bergero. Bergetta. Chi era il Bergetta? Il Baro, il pastore, no? Il pastore, perché deriva dal latino vervex, che era il montone, nel
diventando latino diventerà Perdex, e il Perdicarius era colui che si occupava delle pecore. Ecco, quindi abbiamo, in francese si dice Perdi, la pecora, che deriva sempre dal Perdicarius. Pensate anche la parola, perché pecora in latino si diceva ovecula. Tant'è vero che noi in italiano diciamo è della razza ovina, non diciamo della razza pecorina. Pecorina richiama tutta un'altra cosa, però diciamo perdere. Come anche i cavalli, non diciamo razza cavallina, ma razza equina, perché in latino c'era il cavallo, che era il cavallo da tiro, quello da lavoro, l'equus era il cavallo da milizia, con piote lunghe, capriga forte. Ecco, cavallare leone, che era il maggiore, veniva da cavallario, che era il luogo di allenamento dei cavalli, da tiro. Ecco, quello deriva da due paesi. No, pensate, vi dico Caliero, vi dice qualcosa Calier? Chi era il Calier? Era il calzolaio, il calzolaio. Tant'è vero che deriva dalla forma Caligarius, il Caligarius era in latino colui che costruiva le calige. E chi c'era? C'era un imperatore addirittura. Caligola, Caligola, quel Betelà era la grande scopama. Ebbene, quello era, deriva da lì, costruttore di calige. E noi abbiamo Calier in piemontese, ma abbiamo ancora anche l'esito latino del cognome, Caligaris, è lo stesso cognome. Perché guardate che i cognomi nascono tra 1200 e 1300, prima non c'era, non c'era, ma faccia Panama, bastava il nome per capirsi. Quando i centri urbani si ingrandiscono, bisognava determinare ancora di più la specificità della famiglia, allora si aggiungeva un altro nome. Ma questo nome di solito era da stranomo, per esempio, quella che sta alla valle, diventava valle di cognome, quella della valle, quella della chiesa, dalla chiesa, del pozzo, dalla rovere, da Milano, quella che arriva da Milano, è un toponimo, per dire, nascono così, poi prima ci sono i matronimici, i patronimici, Giovanni, De Giovanni, via forza, Fiore Giovanni, Giacomo, si fissa e quello rimane il nome, De Maria per dire, no? Ecco. Quelli dei lavori ce ne sono a Bizzetto. Pensate a plissé. Cos'è le plissé? In italiano diventa pellissero, era il conciatore di pelli, ecco, un tempo era famoso questo lavoro. E questi nascono prima in latino, poi passano più. Poi vengono rilatinizzati e poi vengono italianizzati. Pensate che giro che ha fatto il nostro cognome. Ricordo che oggi mia madre è stata via, è stata pure lei, non so, è già. E come dire? Barbat, che cosa vuol dire Barbat? Allora, di per sé i Barbat erano i Valdesi, di origine protestante. Pensate, in passato qui erano tutti cattolici, tranne le valli. Nerolesi di Luserna, che erano valdesi, e quindi io già mai barbare. Poi la parola barbare vuol anche dire nel cattolicesimo uno non praticante, alle po' barbare, no? Però la parola barbare in realtà deriva dal fatto, tanti pensano perché portavano la barba, no? Invece no, perché loro prendono la lettera, la parola del Vangelo dove dice Gesù: non chiamerete nessuno padre se non Dio solo. Voi sapete che noi cattolici, i sacerdoti, specialmente gli ordini religiosi, insomma padre Giacomo, padre Giovanni, padre Nassì, padre il prete, loro invece dicono no, non possiamo, allora diciamo i barba, i sacerdoti, i pastori, diciamo i barba, allora divento i barbat, nel caso di per questo motivo. Che gira. Voi avete mai sentito quel detto barge bagnoli? Perché questo? Siete di base, perché questo? Guardate che è un titolo onorifico, lo sapete? Ora dovete sapere. Perché? Per il motivo che, siccome tutto quello che era di fuori della religione cristiana cattolica era opera del diavolo, quindi anche i protestanti erano del diavolo, quindi Barge Magnolo, pur confinando con le valli valdesi, non sono riusciti a convertirli al protestantesimo, sono rimasti cattolici. E allora neanche il diavolo, il barbaro, non è per aver riuscito a convertire, segno di congiungaggine, quindi è un titolo onorifico.
come il Bujanè. Quando dico Obrio è un po' come il Bujanè. E io sono orgoglioso, perché Bujanè, questo titolo, ci viene dato nel 1747 sul colle della Siena, quando i francesi attaccano il Piemonte, noi con 8.000 uomini contro 40.000, l'occhio mandava di ben via, che volevano fanfora, e chiaramente noi da sé e Bujumanè, e li hanno distrutti, hanno mandato a sua parte, hanno salvato il Piemonte. Però voi, quando sentite Bujanè, è sempre dispregiativo, sempre. Invece dovete far capire che appunto non è più questo. Bene, concludo con la lettura di questa poesia che mi ha portato il signor Barale. Barale era la forma antica di unità di misura dei liquidi, come una specie di butal, il Barale era, eh? Un nome tipico di un tempo. È intitolata L'Asu. Staccato una tusteria, tua che mangia suo padrone, una fa un calorosia, naso a di sua condizione. Mi su un naso da pentura, bastonato tutti i momenti, su una povera creatura, catamata povera gente. Al carattere con la raire, su tal torce, su tal basta, su dutan, ma la paraire, neanche piava tutti i posti. In mancanza di cavai, quando la gente si è mal partita, mi marfino ogni travai, a tutte sono sempre lì. Sapete, mancanza di cavai dalla frotta non si dice più. Dio un fonza alle miniere, porto sabbia in meraldura, porto grave, porto pere, ma sul naso senza un muro. Le parlon che dentro gli occhi è una lunga e gran tristessa, perché fondi un don che poi senza mai una gentilossa. Con desprezia tra due, io con caruso parlo qui, ma si insulto con me no, e me cuore resta ferito. Se sul naso senza stima, ignorando con lunghe orie, tutti hanno visto a un mondo insieme, re che povera, fiori e figlie. Con tutta la mia storia, la inagoi che ancora non vota, ero mia scaudente la grotta, Gesù cito, alla mia gloria. Io un naso la notte, anche gli angeli l'hanno cantato, ma gli naso un bel deuto, anche bene disprezzato. Gesù guarda paura, ma le cose di intenzione, anche gli asu chiedono l'ora, gli asu una punizione. Anzi, il dito la ramoliva, la sarà mia schiena stanca, perché il mila viene a manca, guarda un po' quando il naso arriva. O Gesù dal paradiso, parmi ancora con bontà, a sto mondo maltrattato, mentre il cuore mi sottomise. Stacca fuori l'osteria, lo che mangia suo padrone, la sua chita, nima smia, che si è naso dalla sua. Chiaramente, taccio, ma deve più la catenca su. Direi leggermi questa brevissima racconto che ha per titolo Realtà la nostra vita. E sarete poi voi a dirmi se è vera o non è vera. Dice così. Lo signor, a Pacambie, un bel dì alla crea l'asu. Poi era Dio. Mi travaglierò dalla mattina presto alla sera. I travaglierai dalla mattina presto alla sera tardi, portando il sapo e la beva. I mangerai quando andarò. E avrai poca intelligenza. E ti sciamerai asu. E vivrai 50 anni. E l'altro alla scongiglia, lo signor, per fare una vita grama farai, 50 anni sono troppi, dammi ma vinto, e lo signor a raccontentarlo. Poi lo signor alla crea il cavo e alla die, ti guarnerai la cagione, e sarai il soppi fedele a mese, e mangerai gli osso spulpati e darà al padrone, e ti sciamerai il cavo e vivrai 30 anni. E il cavo alla scongiglia, lo signor, a queste condizioni, 30 anni sono troppi. Da un ma quindi, e lo signor alla più tentata. E ancora lo signor alla crea la sogna e alla die, il sauterai dalla rama lauta delle piante, fasando il paiasso, e sarai sempre allegra, ti sciamerai sogna e vivrai vinta. E la sogna alla scongia, lo signor, per fare il paiasso vintaglia sono troppi, da un ma tese, e lo signor alla più tentata. Finalmente lo signor alla crea l'uomo.
sarai la creatura più intelligente alla faccia della terra e tu verrai tua intelligenza proprio dalle bestie e tu minerai il mondo, ti chiamerai uomo e vivrai 25 anni. E no, all'altro giorno, 25 anni sono troppo pochi. Come farà? Dammi i 30 anni che l'altro farà nel costruire, i 15 anni del calo e i 10 anni della sua. E lo sguro me l'ha contentato. E farai no, avevo 25 anni come uomo. Poi io scusa, avevo 30 anni come l'altro. Portando tutto non che capita alle spalle. Quanto in fiori e ciappo qui da sì, chi da là. Ma passa 15 anni come il calo a guardare la troppa. E alla fine, quando sarà vecchio e arriverà a disagio, per manca qui, come la sogna, saltando da cala alta di fiori, e su essa fa il pagliaccio, quando sono re immudito. Io mi ringrazio perché mi sono accorto che sono stato disgraziato, perché tu io non mi basta la compagnia di